Allora, eccoci qui a presentare una nuova denuncia che però ha un'importanza epocale, ve lo diciamo nei subito. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i cittadini. Allora, qui si tratta proprio di qualcosa di gravissimo, perché finalmente è stato disvelato che cos'è il traffico di questi pirati, anzi diciamo pure che questi, le persone che si sono impossessate dello Stato italiano, rispetto ai pirati che erano gentiluomini, come raccontano i romanzi di Salgari, o Salgari che dir si voglia, questi qui sono molto peggio, questi sono degli assassini, sono degli distruggitori, questi sono delle larve, dei rapinatori, esatto, questi sono delle larve di termiti che si insinuano nei corpi viventi per succhiarne tutto. Adesso descrivi quello che è successo, facendo però anche il precedente, perché certo, dobbiamo partire dalle precedenti. Certo, perché sennò non c'è senso. Allora, come ha detto giustamente Giorgio, noi siamo invasi da, come se fossimo un corpo umano, da una miriade di virus che ci hanno attaccati in tempi diversi e seguendo percorsi e strategie diverse. E ci hanno attaccati a noi cittadini singolarmente, ma soprattutto hanno attaccato il corpo dello Stato. Il corpo dello Stato che è stato, diciamo, corroso e modificato in qualche modo anche geneticamente. Sì, però attenzione, con finalità del tutto diverse. Perché il corpo dello Stato ha reagito in questo caso. Certamente. Ha reagito contro i tarli. Sono i tarli che ci hanno messo in potere, questo potere per politico. Per fortuna all'interno del corpo dello Stato esistono ancora centinaia di migliaia di pubblici dipendenti che hanno giurato fedeltà allo Stato e alla Repubblica e di fare gli interessi del cittadino italiano come prescrive la normativa della pubblica amministrazione. Che loro stessi hanno dovuto giurare. Certo, e che quindi fanno giustamente quello che impone la Costituzione a loro, e cioè l'interesse pubblico e quindi anche l'interesse del singolo cittadino. La cosa importante da dire in questo contesto è che malgrado diciamo tutta la opera mistificatoria della comunicazione messa in atto dalla strategia, fra le tanti altri strumenti adottati da questi eversori golpisti, diciamo più o meno controllati direttamente o addirittura facenti parte della grande mafia internazionale delle multinazionali bancarie e finanziarie, praticamente si sono diciamo manifestati gli anticorpi all'interno stesso di quello Stato che volevano soggiogare. E quindi adesso, nel corso degli ultimi 13 anni, allora, questa lotta è stata messa in atto in particolar modo a partire dal 1981, quando poi con una serie di leggi e tutta una modifica di concetti giuridici sono state messe in atto tutte diciamo quelle strategie, l'abbiamo detto troppe volte, non volevo riutilizzare il termine, ma diciamo operatività, ecco, diciamo così, giuridiche e legislative che portavano ad avere il controllo apparentemente legale delle funzioni dello Stato, il che invece non è successo, perché all'interno dello Stato, seppure per motivazioni del tutto egoistiche, alcune fazioni sindacali, tipo Dirstat per esempio, dei direttori generali della pubblica amministrazione, che tutelano appunto gli interessi dei direttori generali di quella ristrettissima diciamo cerchia di impiegati del pubblico impiego che fanno parte appunto di questa categoria dei direttori generali, ha messo in atto una strategia di difesa degli interessi personali, identitari di questi direttori generali, e ha fatto ricorso al
tribunale regionale amministrativo, principalmente del Lazio, ma non solo del Lazio, che ha, diciamo, a partire dal 2002, emesso tutta una serie di sentenze di condanna e di reintegro nei ruoli dei direttori generali defenestrati. Non sto qui a dire che cosa era successo, perché sennò andrebbe troppo per le lunghe. Sono stati defenestrati per far mettere delle persone disponibili. Sono stati declassati dal loro ruolo di decimo di livello, per fare direttori con funzioni di direttore generale, per far subentrare, peggio ancora, diciamo, personaggi collusi con la mafia più o meno direttamente o più o meno indirettamente, che la mafia internazionale o la mafia nazionale poco cambia, perché fanno tutti parte della stessa filiera, che erano stati messi lì appositamente per fare gli interessi delle mafie multinazionali e non dello Stato, e in particolar modo in previsione della dismissione dei beni del demanio pubblico, cosa che sta andando in atto in questi ultimi 2 o 3 anni. Per cui questi signori hanno permesso e hanno firmato delle autorizzazioni alla dismissione di beni e proprietà dello Stato, quando queste non potevano essere fatte per nessun motivo al mondo. Nessuno dei funzionari estromessi e defenestrati avrebbe mai firmato con un minimo di fedeltà alla Repubblica una serie di atti così compromissivi e così sleali e, diciamo, delinquenziali contro gli interessi nazionali. Quindi questa è stata la strategia messa in atto. Nel contesto di questa strategia più generale c'è entrata anche la, diciamo, poi coinvolgimento della cittadinanza, del cittadino semplice, preso di mira da Equitalia o dall'Ufficio delle Entrate, che si sono visti in questi ultimi, dunque dal 2008 ad adesso sono passati 7 anni, circa 600.000 pignoramenti, sequestri, asse fallimentari e quant'altro di beni privati e di beni di imprese private. E quindi stiamo dicendo qualcosa come 140 miliardi, se mi ricordo bene, forse anche di più. Non vorrei dire stupidaggi, 140 miliardi di beni che sono stati sottratti ai cittadini e regalati alle multinazionali, anche qua sempre soltanto verso questa direttrice. E quindi tutta questa, diciamo, messa in opera, messa in scena è stata, diciamo, è stato potuto essere messo in atto perché c'era una volontà diffusa all'interno della pubblica amministrazione a tutti i livelli, sia all'interno della magistratura, sia all'interno della politica, sia all'interno di tutti gli altri apparati dello Stato, amministrazioni decentrate o meno, che hanno tollerato, se non addirittura supportato, questa azione vampiresca messa in atto da questi infami 767 direttori generali, che tali non erano e non sono, e che sono stati lì messi a punto a bella posta per fare questo schifo di volta stomaco che sto raccontando. Quindi la cosa, appunto, che hanno detto poi a partire dal 2002 invece apparati diciamo ancora sani dello Stato, e cioè alcuni tribunali amministrativi distribuiti nel giro del territorio dello Stato, e poi altri, quindi centinaia di sentenze del TAR, varie sentenze della Consulta, varie sentenze del Consiglio di Stato, varie sentenze del Tribunale della Corte Costituzionale, eccetera, eccetera, che hanno ribadito tutta la stessa linea di concetti, cioè che un'operazione del genere non poteva essere fatta perché confligge con tutta una serie di articoli di legge, a partire dalla Costituzione stessa. Per esempio l'articolo 3, l'articolo 48, l'articolo 97, per esempio il 97, che stabilisce che tutti i pubblici amministratori a livello dirigenziale devono essere assunti tramite concorso pubblico e poi seguire un corso della durata variabile a secondo del tipo di ruolo e di carica da ricoprire. Quindi ecco, questo per dire, insomma, aspetta un minuto.
dopo tutta questa chiacchierata, per far capire qualcosa ai nostri amici. Questa era una premessa, era solo la premessa. L'80% delle cartelle delle tasse è nullo, perché è falso, fatta da gente che non ha. È come mettere in mano una pistola a uno che passa per strada, invece che dare la pistola al carabiniere. Il carabiniere sa come usare una pistola, invece uno che passa per strada può ammazzare chiunque gli si presenta di contro, perché non sa utilizzare lo strumento. Dobbiamo chiarire alcune cose al fine di aiutare i nostri amici a non cascare nell'intrigo. Allora, molti, perché io ne parlo tutti i giorni, mi dicono allora la cartella la rifanno. No! Perché la cartella, quando è nulla. No, viene annullato il principio base da cui si scaturisce la cartella. Esattamente. Quindi quel principio base non può essere più riutilizzato. Esattamente. Quindi non possono, se tu contesti quella singola cartella proprio sulla base della sua illiceità, la cartella è nulla e come tale non te la possono più rimandare. Ma c'è di più. Allora andiamo avanti. Che cosa è successo? Allora andiamo avanti, cominciamo a parlare di oggi. Che cosa è successo? Perché abbiamo fatto questa denuncia? Allora, questa denuncia qui è la sequel di una ventina di denunce su questo argomento qua. Non 20 denunce tutte uguali, pedissegue una all'altra, fotocopia una dell'altra. No, 20 più o meno 20, adesso il numero esatto non me lo ricordo più, ma su argomenti sequenziali della strategia messa in atto per questa finalità qua. Quindi sono tutte una diversa dall'altra, ma che compongono un dossier in cui si può evincere chiaramente la loro strategia diciamo mutuata nel tempo e con un oggetto ed un target ed un obiettivo ben preciso. No? Allora, il fatto di oggi da che scaturisce? Scaturisce dal fatto che dopo essere riusciti a far allontanare il signor Attilio Befera, che ha dovuto dare dimissioni a seguito delle nostre denunce e di altre denunce di associazioni analoghe alla nostra, tipo per esempio Adusbef, Federconsumatori ed altri, con cui ci troviamo proprio esattamente sulla stessa linea di principio, che cosa è successo? Che è subentrata una certa Rossella Oara Orlandi, la quale nella veste di direttore generale dell'ufficio delle entrate, che è diciamo il gradino appena sotto del sottosegretario del Ministero delle Finanze, che è coinvolto anche lui in questa denuncia, e poi dopo vediamo, che cosa ha detto il 26 marzo, cioè 4 giorni fa, ha detto, testuali parole, ANSA, tentare di fare impugnare gli atti firmati dai dirigenti decaduti delle agenzie fiscali mi pare vergognoso, perché si fanno perdere i soldi ai cittadini. Punto. Smettiamola di far girare sciocchezze che giravano in rete, lei lo sapeva, fra cui anche le nostre. Gli atti sono validi, non si facciano spendere soldi inutili ai cittadini per i ricorsi. Così il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Rossello Orlandi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, altro sua enunciazione. Guai a sprecare i soldi in ricorsi inutili. Gli atti firmati dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate sono legittimi, anche se sono stati firmati da chi è stato poi dichiarato decaduto dal ruolo. Tralasciamo tutte le cazzate che qui sono inserite. Ma questi sono dei falsari per natura. Ma questa è falsa dalla nascita. Falsa comunicazione. Allora, vediamo un po', adesso ci arriviamo. Quindi, detto il fatto, noi l'abbiamo accusata, fra gli altri articoli del codice penale, per attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, perché lei fa parte di quei dissanguatori formichieri, come li diceva Giorgio poco fa, che vanno in giro a succhiare le termiti, che succhiano il corpo dello Stato dall'esterno, dall'interno, entrano dentro e succhiano la ricchezza dello Stato. Ecco, loro, lei, questa signora qui, come Befera ed altri, fanno parte di questa genia qua. E che cosa fanno? Abuso d'ufficio, ovviamente, eccitazione al dispregio e vilipendio di istituzioni, leggi o atti dell'autorità, articolo 327, cioè dice, non tenete nessun conto delle centinaia di sentenze di tutti i gradi di tribunali, fra cui anche quello di Corte Costituzionale, che dicono un sacco di cazzate, e quindi non agite di conseguenza al dettato delle varie sentenze. E quindi omissioni di atti d'ufficio,
e poi oltraggio ad un corpo giudiziario, e poi usurpazione di funzioni pubbliche, perché non è loro compito quello, loro, il compito loro è tutt'altro, è quello di assistere il cittadino nelle vertenze con la pubblica amministrazione, non di vessarlo, ma di dare quel supporto di consulenza ed esperienza che può essere la parte terza nei confronti dello Stato, che non solo loro lì in quella loro funzione sono da mediatori, loro sono i mediatori fra lo Stato, ed è per quello loro stanno in giudizio per conto dello Stato, ma come consulenti dello Stato, non come lo Stato. Certo. E questo che loro, a questi signori qua non hanno la minima idea di quello di cui parlano. Sono solo dei rapinatori. Oh. Allora, messi lì per caso e per conto delle mafie, quindi, e delle cose aspetta, che li sostengono. Allora, esercizio abusivo della professione. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che dice di fare quello e loro dicono di no. Appunto, lei dice di no. Lei dice di no. Procurata in osservanza di pena. Istigazione a delinquere, perché io se ho un diritto e la legge mi dice che devo fare quella cosa lì, la devo fare, non perché una testa di cazzo di Rossella O'Hara mi dice il contrario, senza nessuna base giuridica oltretutto. No, solo la base mafiosa da cui nasce e proviene. Istigazione a delinquere, ovvero istigazione a disobbedire le leggi, oppure in ultima analisi associazione a delinquere. E poi falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, perché lei è un pubblico ufficiale, non può dire ste cazzate, perché sta mentendo, e lei in qualità di pubblico funzionario non le può dire pubblicamente queste cose qua. E poi riduzione in schiavitù, abuso della credulità popolare e truffa ai danni dello Stato. Istigazione al suicidio l'ho tolta perché sennò sembrava troppo. Sì, però lo diciamo. Sì, l'ho tolta perché già sono 26. 20, lo diciamo alla voce. Ma solo perché non c'entrava più nella fila. Alla voce lo diciamo. Ecco. Allora, tornando a noi. Quindi, questa ha detto queste cose qua, abbiamo detto. Considerazione. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ne dice di tutti i colori contro i cittadini, ma soprattutto contro le stesse istituzioni dello Stato, che attraverso le sentenze dei tribunali di ordine e grado hanno costantemente sanzionato pesantemente il comportamento degli uffici entrate, e qui parliamo di 600.000 pignoramenti in 7-8 anni, cioè non parliamo di bruscolini, come si dice a Roma. Insomma, che dire, qui di vergognoso c'è solo la frase del direttore dell'agenzia che omette più o meno intenzionalmente di spiegare ai cittadini come stanno effettivamente le cose, quindi mentendo, violando manifestamente i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione come costituzionalmente imposto. Prima hanno rapinato e quando mettono qualcuno, la giustizia mette le mani sui ladri di polli, ci mettono a piangere. Allora, la frase è talmente insulsa che va subito annichilita. Occorre ricordare all'Orlandi un caposaldo fondante di una Repubblica Democratica che lei evidentemente sfugge fra le tante altre, e cioè che la Corte Costituzionale con la sentenza 351 del 2008 e poi quella successiva del 2014 che poi citiamo dopo, e quella la sentenza della Corte Costituzionale 37 del 2015 che è di 15 giorni fa, da cui poi scaturisce tutta questa cosa qua che lei dice non è vero un cazzo, no? E quindi di non aderire ai sollecitati. Arrestata immediatamente, mandata in galera, tenuta in galera fino al processo. Assolutamente, questo è un delinquente puro, un delinquente allo Stato puro, ma molto più di Reina, molto più di un mafioso che al limite ammazza una persona, qua ne ammazza migliaia, l'anno scorso 256 suicidi direttamente correlabili con la crisi economica e con le sanzioni di Equitalia dell'ufficio delle entrate. E quindi la frase, dicevo, è talmente insulsa che va subito annichilita. Occorre ricordare all'Orlandi un caposaldo fondante della Repubblica Democratica che lei evidentemente sfugge, cioè che la Corte Costituzionale con la sentenza 351-2008 ha voluto sottolineare come la neutralità, l'imparzialità, la legalità e il buon andamento sono presidi, anche il buon andamento, cioè il non contenzioso, non creare contenziosi a migliaia, a milioni come sta succedendo adesso, vuol dire che la legge è insana, perché se no ci sarebbero tutti questi cazzo di ricorsi, no? La gente pagherebbe le tasse
tasse perché sarebbero accessibili a tutti, accessibili, e quindi logiche, sarebbe accettato, no? Certamente. E invece no, ci sono centinaia di migliaia di ricorsi con tutte le spese che ne conseguono anche per lo Stato, che perde regolarmente. Non solo, ma di ritardo anche della magistratura ordinaria. Certo. Perché certo. Certe cause che sono cause certo, banali. Certo, ingolfata con tutte queste cazzate qui, non procede sulle cause veramente importanti. Esattamente. E allora, quindi anche il buon andamento sono presidi da conservare nell'interesse dei cittadini, che altrimenti non sarebbero uguali di fronte alla legge in termini di servizi, regole, diritti e doveri, e cioè che la funzione pubblica è un valore in sé, un presidio democratico contro possibili arbitri e ingiustizie del potere è un argine all'egoismo dei singoli e delle maggioranze politiche. Più evidente di così, questa è una sentenza proprio di quelle basilari, di quelle da metterci un monumento, perché è una pietra miliare. Certo. Aspetta, ma poi questo stesso concetto, detto con altre parole e sotto altri profili, di concetti analoghi e paralleli a quello che abbiamo letto, senti che cosa dice? Concetti e modalità comportamentali di nuovo ribadite e reiterate nel testo della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 442/14, che in ossequio ai principi costituzionali della legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, come abbiamo detto prima, che dice... Alla pubblica amministrazione non è consentito né direttamente né indirettamente trarre vantaggio da propri comportamenti illeciti e più in generale da una situazione di illegalità da essa stessa determinata, cioè vuol dire che tutti quei miglioramenti pregressi dei 600.000 che abbiamo dato devono essere restituiti ai cittadini. Non solo, ma chi l'ha fatti deve pagarne le conseguenze, restituire i soldi lui, quei soldi vanno restituiti ai cittadini, qualunque sia la sentenza che sia subentrata successivamente, perché in base a quelle sentenze sono di pignoramento sono state emanate in base all'usura, all'usurpazione, alla soverchieria messa in atto sulla base di questi, sovvertendo il dettato di questi concetti. Allora, in sostanza, il fatto ingiusto che troppo e troppo a lungo sia passato in giudicato, questi fatti passati in giudicato, non sana gli illeciti della pubblica amministrazione, né ancor meno quelli causati da essa stessa. E si deve incidere quindi nelle tavole dei comandamenti che, 1, il divieto di firma di atti di accertamento da parte dei non dirigenti è un obbligo di legge. Non può firmare uno che non può portare la pistola a uno che non la sa usare. Esattamente, come invece le case esempio di questo Ondevaine, certo, il quale essendo stato condannato per stupro di minorenne, pur essendo capo della polizia e spaccio di sostanze stupefacenti, ricordiamo. Allora, pur essendo stato nominato da un innominato o un innominabile, chiamiamolo Zingaretti, da un piccolo zingaro, convertire tutto il sistema in un unico insieme. Esattamente, capo della polizia provinciale, e te dico che roba, e questo qui non portava la pistola, talché un deputato al Parlamento regionale ha fatto una domanda e dice: ma perché il capo della polizia provinciale non porta la pistola? Non confondiamo troppo le acque, dai. Ondevaine, ma è un nome falso, ricordatelo. Sì, è un nome di settimo grado, cioè c'ha 7 cognomi prima di quello, a seconda dell'uso che ne segue, è come quello dei servizi segreti che va in giro con 10 passaporti, a seconda di quello che gli serve tira fuori. Esattamente. Allora, spegni questo. Ma questo lo chiami in continuazione, dai. Allora, punto 2, l'obbligo di concorso pubblico per assumere la qualifica dirigente è addirittura di rango costituzionale, articolo 97, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, lo dice la Costituzione per la Madonna. E poi omissis, agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge. Quindi concorso, senza concorso non vai da nessuna parte e non rubi le case ai cittadini. Poverini, dicevano certi loro colleghi, sono ancora poverini in attesa di concorso. Quando gliel'abbiamo detto noi in quella conferenza stampa, cadevano tutti dalle nuvole. Esattamente. Andiamo avanti. Punto 3,
L'agenzia non può avvalersi dei propri comportamenti illeciti a danno dei cittadini. Certo. Avere ai vertici delle pubbliche amministrazioni dirigenti di carriera assunti tramite pubblici concorsi anziché di nominati non solo consente ai dirigenti di affermare autonomi poteri, ma permette loro di mettersi al servizio dei reali interessi della gente, non certo. dello Stato rapinatore, ma della gente. Esattamente. Di essere quindi custodi di valori democraticamente condivisi, non di fare i rapinatori per conto delle multinazionali. Delle multinazionali, chi per conto delle multinazionali gestisce questo infame Stato. E poi, e quindi, chi fa le dirigente di carriera deve fare argine alle sempre possibili prepotenze di singoli, di gruppi organizzati e di poteri forti. Qui c'è nella sentenza per la Madonna, ma aspetta di più. In tal senso si è espresso anche il TAR del Lazio con sentenza 6884 del 1 agosto 2011 che ci ha svelato un importante segreto. Infatti ha dichiarato illeciti ed illegittimi 767 incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati invece dei veri dirigenti delle agenzie di entrate sparse nelle varie sedi d'Italia. Questo nel 2011 noi l'abbiamo denunciato immediatamente, sì. Ed è dallo scaturire di questa sentenza attraverso le nostre denunce e quella di Adusbef, Defender Consumatori, eccetera, che poi siamo arrivati a oggi e possiamo fare quello che stiamo dicendo oggi, perché se non l'avessimo fatto staremmo in mano a questa banda di delinquenti assoluti che stiamo dicendo. Quindi la signora Orlandi confonde situazioni ben diverse tra loro. Gli accertamenti validi sono stabiliti dal dettato dell'articolo 42,1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 73, la famosissima legge quadro sulla fiscalità. Che dice? Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio, quindi tutti gli accertamenti dell'ufficio delle entrate, sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non uno qualunque dell'ottavo o settimo livello o anche nono livello, ma deve essere uno di decimo livello come lui. Esattamente. Non entro nel dettaglio di come deve essere organizzata la pubblica amministrazione, perché sennò... Ad esempio, buona parte delle multe che vengono impartite sono firmate sempre da personaggi che non aventi potestà di poterlo fare. Ma aspetta, ovvero l'atto deve essere firmato da un dirigente, anche la delega ad un terzo, la firma non è valida se il delegato che firma l'atto non è effettivamente un dirigente, cioè deve essere un dirigente di decimo livello. Esatto. Oh, equivalente al prefetto. Ne deriva, deve avere giurato davanti al prefetto, ne deriva che se non è dirigente di decimo livello con attribuzione di capo ufficio, i cittadini possono e devono impugnare l'atto. La Orlandi è un atto di civiltà, il dovere di impugnare l'atto. Aspetta, la Orlandi a questo punto, nella sua qualità e ruolo di direttrice dell'ufficio delle entrate, nonché tutta la filiera di comando a monte, a risalire fino al Presidente della Repubblica, dopo centinaia di sentenze di condanna al TAR e tutta la serie di sentenze di ordine e grado che abbiamo appena qui citato, non è citata la 37 perché è recentissima, ma si fa qui i fatti di oggi fanno riferimento a quello che ha stipulato la 37 2015. Quindi hanno il preciso, questa signora qua, Orlandi, e tutta la sua filiera fino al Presidente della Repubblica, hanno il preciso obbligo, cioè non è che gli può essere dato o non dato, è un obbligo, lo devono fare, istituzionale e giuridico, a prescindere da ogni altra secondaria considerazione, di annullare ogni atto firmato in violazione di legge in regime di autotutela. Certamente. Non serve fare ricorso, certo. Il cittadino, semplicemente la pubblica amministrazione deve prendere atto di questa infamità che è stata compiuta a danno dei cittadini, certo. Di una pletora di cittadini, e deve, oltre che sanzionare tutta la filiera che ha emesso quella di monnezza, certo. Di istituzionale, amministrativa, eccetera. Ma aspetta, di più, sempre la Orlandi e tutta la sua filiera, viceversa, non deve istigare i cittadini ad infischiarsene delle sentenze esecutive dei tribunali e dell'autorità giudiziaria a disobbedire alla legge ordinaria e addirittura agli articoli della Costituzione, come platealmente incitano sia la Rosella Orlandi nonché il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti. Senza voler poi considerare il comportamento tollerante, permissivo ed omissivo tenuto dalle più alte cariche istituzionali che dovrebbero vigilare sul corretto andamento e comportamento della pubblica amministrazione.
Tutto ciò premesso, chiediamo di voler procedere con gli atti alla competente, di competenza in ordine alla configurazione dei fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato e poi tutto quello che ne deriva a e se la magistratura a non le prende in considerazione, agiremo contro la magistratura. Anche contro, la magistratura. Già ne abbiamo fatte varie di denunce contro la magistratura, faremo anche questa. Complici. Cari amici, anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Esattamente. Fate anche voi il vostro. Sì. Non basta dire quanto. Hai spento? No. Non basta dire quanto siete bravi, siete degli eroi, si dovrebbe fare un monumento. Sì. Non ce ne frega un cazzo di essere chiamati eroi. Vogliamo vedervi qui. We want you. Vogliamo qui, come faceva lo zio Sam. Andate a fanculo, vi vogliamo qui. Ma io quegli altri li vorrei tutti impiccati qui, guarda, tutti. Qui ci sono tanti pini. Solo bene, nel senso che